compito di fare una brevissima introduzione e anche di dirvi come si svolge questo pomeriggio. La brevissima introduzione, intanto, ringrazio a tutti e tutte voi di essere qui. La presenza, ecco Maurizio che sta arrivando, la presenza di un pubblico abbastanza numeroso per una occasione come questa, importante ma come dire, non propriamente consumistica, ci rassicura. Vi do il benvenuto a nome dell'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e dell'Istituto di Storia Contemporanea Piero Amato Perretta, che hanno voluto questo incontro di oggi pomeriggio in preparazione del Giorno della Memoria, che non è oggi come sapete benissimo, ma abbiamo approfittato del sabato pomeriggio appunto per trovare un momento di approfondimento, di approfondimento su un tema che ahimè non è molto praticato. Il tema dello sterminio degli zingari, e io perché poi alla fine sono stato io, ho messo nella locandina il termine zingari, che è un termine che forse nel 2016 può anche essere considerato poco politicamente corretto. È un termine che ha assunto nel corso dei decenni, dei secoli, anche un'intonazione denigratoria, ma proprio per quello l'ho usato, per chiamare alla mente l'atteggiamento e il pregiudizio che nutriamo, e nutriamo è davvero un noi generico, collettivo, che la società a cui apparteniamo nutre nei confronti del popolo Rom, Sinti, e poi un popolo ancora più complesso, di solo questi due nomi. Dicevo, lo sterminio degli zingari è una delle grandi tragedie del Novecento europeo che è continuamente dimenticato, tanto che persino la legge che istituisce il Giorno della Memoria, e che è prioritariamente dedicata alla memoria della Shoah, dello sterminio del popolo ebraico, ricorda poi gli oppositori politici, i deportati italiani, ricorda chi si è opposto ai progetti di sterminio nazifascista, ma non ricorda gli zingari. Questa cosa direi che è una colpa dello Stato e dei rappresentanti politici che ci avevano rappresentato e che hanno voluto comunque l'istituzione di questa giornata importante, ma essersi dimenticati del Porraimos, dello sterminio degli zingari, è una cosa molto grave. Quindi un grazie a voi che siete qui, un grazie anche alla biblioteca che ci ospita e che è sempre disponibile, e al Comune di Como che ha concesso il patrocinio per questo incontro di oggi. Io mi permetto di introdurre questo incontro, che si svolgerà in questo modo. Dopo questa mia davvero brevissima introduzione, vedremo un contributo video che è appunto dedicato, si intitola proprio Porraimos, una mezz'oretta, qualche manciata di secondi meno che una mezz'oretta. Dopodiché la parola passerà a Giorgio Bezzecchi, che è qui alla mia destra, che è figlio di deportati sopravvissuti ai campi di concentramento e che è un attivista, si può dire, per i diritti del popolo zingaro e consigliere di numerosi progetti centrati proprio sul popolo Rom e Sinti,
e Maurizio Pagani che invece è il presidente dell'Opera Nomadi. Quindi abbiamo due voci che possono parlare in prima persona. Io non parlo in prima persona, o forse sì, perché io vorrei partire da questo. Allora, questa cosa è una grida, una circolare di polizia dell'epoca, datata 1687. L'originale si fa per dire, una delle tante copie stampa è conservata presso l'archivio di Stato di Como. È intestata Carus Secundus Dei Grazi Spaniarum et cetera Rex et Mediolani Dux eccetera eccetera. È una cosa appunto del governo spagnolo che alla fine del Seicento controllava la Lombardia. Questa grida a un certo punto dice: comanda a tutti gli cingari d'ogni sesso che dopo il termine di 4 giorni dalla pubblicazione della presente debbano uscire da ogni parte di questo Stato, né più in nessuna maniera né sotto qualunque pretesto mettervi piede per l'avvenire, né fermarvisi per qualunque spazio di tempo benché minimo e neppure di passaggio. E da ciò della presente, anche come confirmatoria delle antecedenti come sopra pubblicate, se ne venga e conseguisca l'effettiva e puntuale osservanza, non solo concede l'eccellenza sua tanto ai fanti quanto a qualsivoglia persona ad ogni qualità ampia facoltà, dopo spirato detto termine di giorni 4, di potersi unire e perseguitare e cacciare detti zingari, ma espressamente comanda a tutti i sindaci, consoli, comunità e suoi abitanti di tutto questo Stato, come a qualunque suddito in esso abitante, e massime nelle ville e terre picciole, dove per lo più sogliono dannificare, lasciarsi vedere, che subito, avvenuta le qualche notizia, debbano unirsi, premesso anche suono di campana martello, inseguirli, ancorché solamente fossero di viaggio sopra le pubbliche strade, di scacciarli, quando in qualche luogo si fossero annidati, prenderli e consegnarli prigioni in qualunque parte di questo Stato, svaligiarli e levargli ogni sorta di robe, bestiami e dinari li troveranno, che tutto si dichiara applicato alle medesimi, che li prenderanno, ovvero svaligeranno, e tutto ciò nonostante qualsivoglia pretesto, permissione o vera o finta, che in qualsivoglia modo pretendesse essergli stata concessa da oggi addietro, perché tutte si revocano e si dichiarano nulle in virtù della presente. E quando volessero far resistenza con armi, sia lecito ad ognuno di offenderli impune. Circolare di polizia 1687, purtroppo non tanto dissimile, non dalle circolari di polizia, che non usano più questi linguaggi, ma come dire, dal sentimento comune del 2016. Nei confronti del popolo zingaro, anche nella nostra civilissima Italia e alta Italia e territorio lombardo, c'è un pregiudizio che appunto oscura la loro storia anche rispetto alle tragedie che hanno sofferto. Credo che questa colpa che abbiamo, ripeto, come società nei confronti degli zingari debba essere progressivamente sanata, e come dire, questi piccolissimi passi che stiamo facendo sono in questa direzione. La dimenticanza rispetto allo sterminio degli zingari è davvero gravissima. Ripeto, è una dimenticanza legislativa, ma è una dimenticanza anche storiografica che solo in decenni recenti si sta progressivamente sanando. Gli zingari hanno subito un processo genocidario preciso, progettato, non casuale, che ha avuto davvero una caratteristica molto forte all'interno del complesso dei genocidi del Novecento. Questa dimenticanza davvero
copre tutto. Copre per esempio il fatto che gli zingari di uno dei sottocampi di Auschwitz-Birkenau furono protagonisti dell'unico episodio di resistenza contro le SS all'interno di un campo. Quando alla fine di luglio del 1944, se non ricordo male la data, le SS decisero lo sterminio finale di tutti gli zingari che erano in questo sottocampo di Birkenau, la comunità zingara che lì era rinchiusa resistette per pochissimi giorni, e il 2 agosto poi vennero tutti sterminati. Però è davvero l'unico momento di resistenza attiva all'interno dei campi di concentramento. Anche questo non è poco, credo, e il fatto di non essercene ricordati, di non ricordarcene, a me sembra, continua a sembrare una colpa grave. Ecco, questo volevo dire proprio per chiamarci in causa direttamente. Quella di oggi è non solo una, credo, lezione di storia, ma anche una lezione di attualità, tanto che appunto abbiamo voluto, come AMPI e come Istituto di Storia Contemporanea, legare la vicenda storica del Porraimos, dello sterminio, all'attualità, a questo pregiudizio che continua a essere operante all'interno della nostra società. Allora adesso io ringrazio fin da subito, ma poi li ringraziamo anche dopo, Giorgio e Maurizio. Vediamo il filmato, il video, e poi la parola a voi. Grazie.